A questo punto chiamo sul palco Guido Dorsi. Un applauso a Guido. Software Engineer di Immobiliare, con il che oggi ci parla di Svelte e in maniera un po' gaming. Sì, in realtà mi sono divertito un sacco a preparare questo talk perché è stata proprio una smanettata serale. E in realtà non era partito come un talk, era partito come proviamo a vedere come questo Svelte. L'idea era quella di sviluppare un videogioco per vedere come funzionava sotto, ed è stato così bello e divertente che ho pensato di farci un talk sopra e condividerlo qua con voi. Vabbè, ha già anticipato qualcosa Matteo. Ciao a tutti, io sono Guido, sviluppo front-end e oggi vi parlerò appunto di Svelte. Innanzitutto facciamo prima una breve introduzione prima di andare a parlare della ciccia. Svelte è un framework per fare UI sul web, come React, come Vue, come altri framework che voi conoscete. La particolarità di Svelte è che in realtà non è un vero e proprio framework, ma è più un compilatore. E si basa su questi tre, diciamo, flagship, principi fondamentali, o non so come chiamarli in realtà, però stanno sulla home page, quindi li ho ripresi, che è write less code. Uno degli obiettivi di Svelte è essere molto succinto, e quindi permettere di esprimere il più possibile scrivendo meno codice possibile. Questo è un esempio di componente Svelte, cioè un componente completo, dove collego a due input, diciamo, uno stato A e B, e lo visualizzo in basso. Da notare che, semplicemente dicendo che l'input di type number, il tipo dello stato rimane un intero. Lui lo capisce da solo che è un intero, invece ad esempio con React, è lo stesso esempio fatto con React, è una roba del genere, dove io devo andare a definire manualmente, diciamo, tutti gli eventi, come trasformare l'evento da stringa intero e, diciamo, definire lo stato in una maniera molto meno succinta, perché devo usare un hook e tutto il resto appresso. E questa invece è la stessa cosa fatta con Vue. Un po' più espressivo, cioè un po' più, diciamo, sintetico di React, però comunque rispetto a Svelte c'è un po' di overhead, perché lo stato su Svelte, ad esempio, era delle semplici dichiarazioni di variabili. Qua invece devo esportare un oggetto che c'è una chiave data, che ritorna questo oggetto qua, quindi già c'è bisogno di un po' di spiegazione per capire cosa fa. Mentre in questo caso è facilissimo capire che succede. E questo è uno dei punti forti di Svelte. Il secondo è che non c'è Virtual DOM. Come ho detto prima, Svelte è un compilatore, quindi a differenza di tre framework tradizionali, come ho detto React o Vue, che tutto il grosso del lavoro lo fanno nel browser, Svelte molto del lavoro lo fa a compile time. E invece di fare diff da uno stato all'altro, fa gli update, in inglese si dice surgically, in italiano chirurgicamente, ecco. Cioè, chirurgicamente. Sì, avevo detto sbagliato, beh. Fai proprio all'interno del DOM. Per capire bene questa cosa, riprendiamo un altro esempio. Stupido, l'ho scritto io, non ha senso. E ogni volta che clicchi, diciamo, l'H1, aggiunge testo alla variabile. Questa è la parte, diciamo, compilata del componente Svelte che si occupa dell'aggiornamento del DOM. Ci sono vari pezzi, c'è l'elemento H1, il primo slice di testo che è questo qua, è low, il secondo che è la parte dinamica e il terzo che è il punto esclamativo. Nella parte P, che sarebbe questa dell'aggiornamento dello stato, non so se a caso vedono che indico. Che è questa dell'aggiornamento dello stato, aggiorna direttamente questo pezzo di testo qua. Quindi, diciamo, tutti gli update che io faccio allo stato non devono fare diff, ma sanno che devo andare a inserire il testo direttamente qua dentro. Che rispetto ad altri framework come React, che per capire che, cioè se io cambio il nome,
si generano tutto l'oggetto del componente e poi fanno A contro B e poi aggiornano il nuovo stato, è già teoricamente decisamente più efficiente. E soprattutto la stessa logica si applica anche al rendering server side, perché cambiando target di compilazione io decido di fare server side rendering e questo componente mi diventa una semplice concatenazione di stringhe. Su questo non so come funziona più, però sicuramente React, lato server, si fa tutto l'oggettone dell'applicazione che poi si realizza in stringa. Rispetto a questo è un approccio molto più costoso. E questo è perché, diciamo, quindi Svelte non usa il Virtual DOM. Truly Reactive. Diciamo, un altro dei punti di forza di Svelte, oppure degli investimenti che hanno fatto i ragazzi di Svelte, è stato quello di inserire la reactivity all'interno del linguaggio. Significa che praticamente per rendere, diciamo, la mia applicazione reactive, io non devo usare un API specifico, non devo fare set state, set o qualche aggiornamento, diciamo, a mano. Mi basta definire le variabili e stesso il compilatore capisce che quando io modifico count devo andare a aggiornare questa parte qua. Io qua ho aggiunto la parte, diciamo, compilata della gestione dello stato. E il compilatore capisce anche quali parti delle variabili che ho definito qua dentro sono utilizzate all'interno del template. Quindi, quando io modifico count, lui chiama una funzione di invalidate, che quindi chiama quella funzione D che vi ho fatto vedere prima, e mentre quando aggiorno unused count, lui aggiorna la variabile e basta. Un'altra cosa molto bella che ho trovato di Svelte, anche rispetto a React, è che la compilazione non cambia i nomi delle variabili. Quindi quando io vado nel browser, nella console a fare debug, io troverò le variabili definite allo stesso modo in cui io l'ho scritto nel mio codice. Mentre React, ad esempio, facendo dei constructing dello stato, non mi troverò count e unused count, ma mi troverò ref di 0, ref di 1 e cose simili. Sono domande? Ok. Se non ci sono domande, andiamo direttamente al videogame che ho fatto. Trendy Trash, sono molto fiero del nome, devo ammetterlo. E praticamente, come suggerisce il nome, è un po' un clone di Candy Crush. Per presentarlo, in realtà ho utilizzato un approccio un po' diverso dal solito. Ho usato un plugin di Visual Studio Code che si chiama Code Tour, che mi permette di fare il tour della codebase. Quindi anche un po' una sperimentazione questa, quindi vediamo pure come va. Comunque, come vi ho fatto già vedere, diciamo negli esempi precedenti, la parte di codice JavaScript in Svelte, in un componente Svelte, va a finire tutta nella parte script. Questa parte qua viene eseguita quando il componente, diciamo, viene eseguito la prima volta, viene montato. In realtà, sì, quando viene caricato la prima volta. E lo scope delle variabili è condiviso con la parte sotto del componente, quindi io le variabili definite all'interno del tag script le posso utilizzare all'interno del template. Questo è come io faccio un ciclo dentro Svelte, quindi c'è una syntax specifica per, diciamo, fare le operazioni di iterazione, di controllo blocco e tutto il resto. Quindi a differenza di React, che usa semplicemente JavaScript per esprimere la logica, io qua ho un linguaggio specifico. Però, appunto, a differenza di React, diciamo, Svelte può creare anche una sintassi più specifica rispetto a quello che mi serve. Infatti, le key in un blocco di iterazione di Svelte vengono definite all'interno direttamente del blocco del ciclo each. E come chiavi, a differenza sempre di React, posso utilizzare anche direttamente il riferimento dell'oggetto. Quindi non c'è bisogno che io creo degli ID stringa per ogni entità che tengo, ma mi basta mettere e dire, ok, la key è il riferimento dell'oggetto item e lui se ne occupa da solo. Per chi non lo sa, le key servono generalmente ai framework UI, almeno per quelli web, per, diciamo, capire se un elemento si è spostato all'interno della lista. Poi più avanti con l'applicazione interattiva lo capiremo meglio a cosa servono. E
Per finire c'è la parte di stile, che posso esprimere in CSS base, oppure posso utilizzare SAS o qualsiasi altro preprocessore, o anche posto CSS, e automaticamente Svelte fa il scope dello stile all'interno del componente. Questo vuol dire che una classe che io definisco nel tag style qua è visibile solo all'interno del componente questo qua, quindi non è globale come normalmente con JavaScript, cioè con CSS. E mi sono preparato anche diciamo, una piccola demo step by step di quello che facciamo. Quindi, ritornando a scorrere l'esempio, io qua mi sono creato una griglia di dimensione 8, quindi 8 righe, 8 colonne. C'ho la funzione per generare la griglia, che è praticamente un random che per ogni casella mi crea una roba, cioè mi inserisce un elemento, e la visualizzo qua. Quindi questo è il risultato del mio blocco di codice, e la visualizzo col codice, col blocco each che vi ho fatto vedere. Sumo? Cosa carina, per fare le icone ho utilizzato Unicode di base, era giusto per dirlo, non sono immagini. Sì. Ecco, come avevo anticipato nel discorso precedente, lo stato in Svelte sono semplici variabili, io non devo usare API per dire ok, questo è stato del mio componente. Svelte capisce semplicemente che io ho modificato una variabile, l'ho usata nel template, quindi è stato. Non c'è una definizione, diciamo, specifica di dire ok, questo è una roba che mi serve che mi si deve aggiornare. Siccome gli script vengono eseguiti una volta quando il componente viene caricato, Svelte mi dà anche la possibilità di creare dei reactive statement, che sono praticamente dei blocchi di codice che vengono eseguiti quando lo stato cambia. Un reactive statement è definito da questa label qua, che sembra strana ma è JavaScript, vero? Quindi è una label JavaScript. Un po' brutta all'inizio, lo ammetto, però una volta che ci fai l'occhio e la mano è davvero figa. No. Alla fine no. È solo per dire, questo blocco è reactive, quindi quando cambia la variabile che c'è in questo statement, in questo caso selected, lui riesegue questa cosa e mi ricalcola le mosse valide. Lo stato selected serve a indicare che ho cliccato su una casella, quindi questa è la casella che ho selezionato. E questo blocco mi dice, dopo che ho selezionato una casella, quale altre caselle posso selezionare. Vi faccio vedere l'esempio pratico, perché sicuramente è più chiaro di me che lo spiego. Ad esempio ho cliccato qua e lui mi fa vedere che posso muovere sia sotto, sopra, destra e sinistra. Quindi clicco e lui me lo scambia. Clicco e lui me lo scambia, vediamo se ce l'ho nel prossimo step, sì. L'ho fatto con questa funzione handle click, che vede, cioè, rispetto allo stato, cioè se non ho selezionato ancora nulla, mi seleziona l'elemento, quindi fa un'assegnazione in base. Se invece ho già selezionato una cosa prima, mi fa lo swap, e anche qui sono molto fiero, per la prima volta da quando faccio lo sviluppatore ho potuto fare lo swap usando il deconstructing. Sono una di quelle cose che vedi nel blog e dici, ma quando mi servirà mai? Finalmente mi è servita. E poi fa il processing delle combo, che non ho messo nel tour, però sta qua. E praticamente questa parte di processing delle combo si va a prendere le combo dalla griglia, fa il replace degli elementi, quindi elimina gli elementi che fanno parte della combo, fa scendere quelli là di sopra, e fa funzionare il gioco praticamente. Poi controlla se ce ne sono altre e continua fin quando non ho finito, diciamo, di ripulire tutte le combo. Poi se dopo volete ci andiamo a vedere il codice che fa questa roba, però secondo me non era interessante. Comunque il repository è open source, quindi volendo ve lo posso... Va bene, però vi faccio vedere subito come funziona. Vabbè, comunque, mo che faccio lo scambio, mo si capisce meno, poi dopo al prossimo step capiremo di più come funziona, perché ci vuole animazioni. Adesso senza animazioni, se io faccio... Dov'è il mouse? Eccolo. Se io faccio così non si capisce che succede.
No, mi sembra che succedano cose, ma non so cosa sono. Con le animazioni poi si capisce un po' bene, un po' meglio. E comunque, questa invece è la composizione di classi. Nel mio primo esempio avevo usato class names come si usa normalmente con React, poi ho scoperto che Svelte dà uno shortcut anche per queste cose qua. E comunque, se io voglio abilitare la classe Interactive, gli assegno un booleano e lui me la mostra e nasconde a seconda del booleano che gli ho assegnato. Molto più espressivo rispetto a class names, secondo me. E poi, vabbè, è così che si aggiungono gli event listener. Ho due punti click. Ho sbagliato mille volte un click in camel prima di azzeccarlo. E adesso la parte che mi piace di più di Svelte, che è quella delle animazioni. Svelte ha built-in la parte di animazioni, quindi ha una serie di moduli per poter gestire le animazioni nella nostra web app. Svelte Animate espone questo metodo flip, che è un pattern per gestire le animazioni. È first, last, invalidate, l'API non mi ricordo che cos'è. Però praticamente prende lo stato iniziale, lo stato finale di un elemento e poi anima, diciamo, la transizione da A a B. Quindi nel caso in cui io scambio diciamo, due elementi, così, lui mi fa l'animazione da A a B, da solo. E per assegnare le animazioni a un elemento, lo faccio utilizzando queste direttive qua. Quindi con la chiave animate gli dico quando un elemento cambia di posizione rispetto alla lista, fammi l'animazione flip. Con in, fammi l'animazione fly. Con out, l'animazione fade. Quindi fly sarebbe l'animazione che posso muovere, fa il fade e insieme fa la transizione di posizione che gli dici. In questo caso non gli ho detto la posizione, quindi fa solo fade. E poi fade significa che fa la transizione in opacità. Comunque questo era pure per capire in realtà la questione key. La questione key serve al framework per capire che io ho spostato una roba nella griglia. E lui automaticamente capisce che un elemento è passato dalla posizione 0 alla posizione 10 e mi fa l'animazione. E quindi riesco a raggiungere questo risultato qua. Se poi faccio una combo, mi fa l'animazione della combo. Cioè tutto automaticamente. Fighissimo. Ovviamente, diciamo, ho provato pure a fare un po' di tweak rispetto alle animazioni, perché comunque avere solo il fade in entrata fa strano. Quindi ho fatto la configurazione dell'animazione di Fly in modo che anche gli elementi in entrata facessero l'animazione a cadere. Vediamo una roba. Ecco qua. E viene tutto così. E questo già sa più di Candy Crush, no? Che spiegherò adesso che cos'è Candy Crush. Praticamente quando prendi tre elementi uguali insieme, lui ti assegna un punteggio, li rimuove e fa cadere le cose da sopra. Almeno. Così conosco, in realtà non ci ho manco mai giocato a Candy Crush. Ah, anche, ad esempio il quadrato non l'ho fatto, io pensavo solo che erano tre elementi. Questo è lo step di Better Animations. Ah, vabbè, poi dopo aggiungo un'altra cosettina. Sul CSS. Comunque, diciamo, per rendere le animazioni più carine, poi ho giocato di configurazione. Quindi per la parte di flip ho cambiato la funzione di easing, che sarebbe, diciamo, con che velocità più o meno eseguire l'animazione, e poi la durata. E la stessa cosa vale per l'operazione di fly, dove ho calcolato la posizione y in base alla riga dove sta l'elemento, e poi la durata ho cercato di usare la stessa funzione di durata che ho utilizzato per l'animazione, che è sempre in base alla posizione, alla distanza che devo fare. Poi, vabbè, in realtà uno può pensare che questa sia matematica venuta da chissà quale formula, in realtà è modifica numeri. Ah, oh, così è bello! È perfetto. Quindi, non c'è scienza qua dietro, solo try e retry. Sì. No, animation duration torna a un numero. Avevo sbagliato, cioè, vabbè. Anzi, ottima domanda che avevo sorvolato a questo punto. Di base, la funzione fade, la funzione flip,
calcola la durata dell'animazione in base alla distanza. Quindi per flip l'animazione che gli devo passare può essere sia una funzione che un numero. Quindi a questa funzione lui passerà la distanza da A e B per poi calcolare la durata. La loro funzione di base era mattes QRT per 120, era troppo lento, diminuito a 30. Per replicare la stessa cosa per il fly, che invece prende solo un numero, ho chiamato la durata dell'animazione più la distanza che mi sono calcolato in base, diciamo, a più o meno la riga. Cioè questo è come mi calcolo la riga. Perché la griglia in realtà è un array unico, non è una matrice. E... ok, una cosa che volevo aggiungere è che in realtà la parte di stile non è dinamica, quindi io non posso usare le variabili che definiscono lo script nello stile, ma per poter rendere questa parte dinamica si usano le custom variables o custom declaration, non mi ricordo come si chiamano, e comunque poi che si valorizzano con il tag style qua. Quindi per parametrizzare la dimensione della griglia io ho utilizzato questo trucco qua, che dovrebbe essere quello di default da usare lo Svelte. Almeno questo ho capito. Però dipende dal Sì. supportato CSS variable. Esatto, ad esempio se dovete supportare Internet Explorer 11 non potete usare questo trucco. Niente. Devi scrivere 8 a mano nel CSS, che poi alla fine io ho scritto 8, ma sempre 8, quindi. Vabbè, comunque c'era anche la storiella dietro al gioco, poi dopo ve la racconto. Nel senso che... comunque, qua ho aggiunto il punteggio, ho approfittato di questo step per un po' ripetere le cose che ho fatto. Quindi, per aggiungere il punteggio ho definito un'altra variabile score, che poi ho aggiornato nella funzione che fa il processing delle combo. Quindi, in base alla lunghezza della combo... e a quante combo si sono ripetute di seguito, quindi se io dopo una mossa si fanno 5-6 combo di seguito, aumento il punteggio, mi assegno uno score, che è uno stato, e quindi visualizzo semplicemente nel template facendo floor della variabile e visualizzandola. Poi il floor lo capirete dopo, perché in realtà cioè, per il momento gestisco solo interi. Ah, giusto, vi faccio vedere il punteggio. Next. Ecco, quindi... questo è il CSS scritto del... sì. Ecco qua. Vabbè, comunque questo è il punteggio. Cioè... sì, sì, infatti sono un mostro, non ho capito come ho fatto tutti questi punti. Mi sa che c'è un bug da qualche parte, però... comunque, un'altra cosa da figa da fare sul punteggio sarebbe quello di animare la crescita del punteggio, no? Alla fine è la base di ogni gioco, cioè riuscire a fare... ah! Questo è un altro bug che poi ho scoperto adesso come risolvere, questo che carica... negli step dopo lo vedrete un po' meglio. Comunque, ottenere un'animazione sul punteggio, non so se si nota perché ho fatto tutti i punteggi un po' scarsi. Eccolo qua. No, quindi non fa... un unico aggiornamento, ma fa l'animazione in salita. Anche questa fa parte, diciamo, dei moduli nativi di Svelte. E utilizzando questo modulo qua, Motion, posso animare anche le modifiche dello stato. Io qua c'ho una variabile score, attraverso il reactive statement faccio, diciamo, creo questo display add score, che è uno stato gestito esternamente, in realtà è una cosa che Svelte chiama store, che sarebbe il modo in cui si possono gestire stati al di fuori dei componenti. E su questo store faccio set di score, e automaticamente display the store mi fa l'animazione dallo score precedente a quello successivo, facendomi tutta quella cosa che avete visto prima. Per visualizzare lo score, metto la variabile qua dentro e ci metto un dollaro prima, in perfetto stile PHP. Questo dollaro sta a significare che in realtà è zucchero sintattico, io potrei visualizzare questa roba anche senza il dollaro, però questo dollaro chiama automaticamente il metodo subscribe di questo store e crea uno stato interno e aggiorna tutto quanto. Ve l'ho fatto già vedere.
L'ultima cosa è farvi vedere come si fa uno store. Quindi ho creato il timer, che quindi che gioco sarebbe se io gioco all'infinito senza problemi. Quindi ho fatto un timer di 60 secondi, durante il quale uno deve cercare di fare quanti più punti possibili. Questo timer, siccome non volevo ingrandire troppo il componente, ho preferito scriverlo fuori dal componente. Ed è questa roba qua. Lo store praticamente non è nient'altro che un oggetto che espone il metodo subscribe, che quindi permette di registrare qualsiasi cosa agli aggiornamenti dello stato. Queste altre due funzioni, start e stop, sono funzioni che ho esposto io per poter fare start e stop del timer. Svelte, tra i suoi moduli nativi, espone due helper per fare gli store, che è writeable e readable, che sono praticamente delle factory che permettono di creare uno stato, cioè di creare uno store e fare set, update e subscribe dello stato del valore all'interno. In realtà il timer è stato un po' più complicato di quello che mi aspettassi come implementazione. Altri store sono un po' più semplici, vedremo un altro tra poco. Però comunque, una volta definito, già ho detto questa cosa, una volta definito lo store, come ho fatto con displayed store, per reagire alle modifiche di timer, ci metto il dollaro davanti e quindi in base al valore di timer faccio rendering di sta roba qua. Timer, ho chiamato questa funzione create timer, che torna praticamente quell'oggetto che vi ho fatto vedere prima, che dovrebbe essere questo. E lo chiama. Questo dovrebbe essere un po' il replacement degli hook di React. Sempre secondo la filosofia di Svelte, l'hanno cercato di implementare con la minima quantità di astrazioni possibili. Infatti l'unico requisito è avere questo metodo subscribe. L'ultima parte del tour è quella della PWA. Ho creato un altro store che ho chiamato install prompt. Questo è una cosa un po' più semplice, è un po' più in stile hook, quindi è stato più facile capirlo. In questo caso aggiungo un event listener all'evento before install prompt e quando tutti i componenti hanno fatto un subscribe di questo store, rimuove l'event listener globale. Qua ho dovuto fare if window diverso di undefined, perché questa ho utilizzato SvelteKit, che sarebbe il Next.js o il Nuxt.js per Svelte. Quindi fa server side rendering e ho dovuto aggiungere gli event listener che dipendono da Windows solo sulla parte client. Comunque, chiamo install prompt, registro un service worker che con SvelteKit è semplicemente definire un file service worker.js nel source. Ho aggiunto il manifest, l'ho linkato in app.html che sarebbe la parte di documento dell'applicativo. Se l'install prompt deve apparire, lo customizzo con questo bottone Add to your home screen. E se tutto va bene, io quando carico la pagina dovrei vedere, non lo vedo perché sono in sviluppo, però se vado su... se vado sulla versione in produzione dovrei vederlo. Eccolo qua. E quindi qua mi permette di installare e fare la PWA. Questo è tutto il giro. Grazie a tutti per essere stati qui. Per aver condiviso questa cosa con me. È stato molto divertente. Almeno io mi sono divertito. Domande? Diciamo che sono stato motivato nel fare questo talk proprio perché l'apprendimento è stato quasi immediato. Io non ho dovuto fare chissà che per poter iniziarlo a usare. Anzi, non mi sono manco seguito il tutorial, quindi molte cose le ho scoperte poi quando mi servivano. Quindi sulla parte di apprendimento, anche rispetto alla prima parte che dicevo, write less code, che sta scritta in home page, è proprio uno degli obiettivi di Svelte diminuire la curva dell'apprendimento il più possibile. Quindi quando scrivi un componente ti sembra di utilizzare JavaScript.
Comunque, arrivato a un certo punto, ho iniziato ad avere, diciamo, qualche difficoltà, nel senso che quando vuoi far funzionare le cose un po' meglio, infatti avete notato che c'era qualche, diciamo, cosa strana che succedeva. Ad esempio, che ne so, quando l'animazione Fly, quella in entrata, quando parto dalla schermata vuota, inizia gioco, me la fa di tutti gli elementi. Io volevo farla solo quando, diciamo, stai giocando. Quella è stata un po' complicata da gestire, perché, diciamo, come fa React, quando io aggiorno lo stato, lui mi raccoglie tutte le modifiche che ho fatto con lo stato e poi le applica tutte insieme. Quindi io, per dire che quando lui mi deve far partire, quando io premo start, lui non mi deve usare le animazioni, ho dovuto fare che, ok, creami la griglia e poi con un set timeout, un request animation frame, poi avviami la partita. Quindi creami la griglia, fammi un'altra animazione che ho scelto di fa fade e poi, diciamo, mi fa la griglia. Ci sono dei goccia ogni tanto che tu c'hai, che dici, vabbè, ma sta cosa come funziona? Ad esempio, il fatto che fa batching dello stato non è chiaro, io mi aspettavo che modifico e si aggiornava, andava passo passo. Invece, ovviamente per performance non lo fa, però non è intuitivissimo. E poi ci sono altre cose che mo non mi ricordo, però, cioè, ad esempio gli store, cioè, se vuoi rendere della logica riusabile, gli store non sono semplici come Hook, perché con Hook di React, tu lo stesso Hook, se lo vuoi estrarre fuori, copi il codice, lo incolli, lo sposti fuori. Qua la logica cambia, devi scrivere cose in un altro modo. Cioè, non è più il vantaggio che ti aiuta il compilatore, qua devi fare te. E quindi queste due cose un po' sono state un po' più ostiche, però per il resto è andato tutto liscio. Ah, ok. Ah, ok. L'hai messo tu? Ah, grande. Quindi se vuoi. Sì. Quindi Matteo ha pubblicato il link al repository del gioco. Al repository Git è proprio, ha messo? Oh. E volendo. Ah, ok, e volendo nei commenti del video trovate anche il link al gioco, quindi se volete farvi una partita e condividere il punteggio, magari è una cosa carina. E scopro che funziona, perché sennò. Lato del bug, del bugging, uno che sembra la mia pelle sembra una cosa tipo new Angular, dove ho 12 tipi diversi, Allora, lato debugging, la domanda è, lato debugging, come mi sono trovato? Perché comunque non sto utilizzando JavaScript, è comunque un template che poi compila in JavaScript, quindi magari il debugger non si comporta bene. In realtà mi sono trovato meglio che con React, perché la cosa particolare di Svelte è che i nomi delle variabili le lascia immutate. Quindi se io devo fare watch di una variabile oppure andarmi a fare un breakpoint rispetto a quel nome della variabile, mi funziona senza problemi. Invece una delle difficoltà che ho sempre con React è che utilizzando spesso, che ne so, facendo deconstructing di ogni cosa e il target è sempre non è S6, S5, di solito le variabili sono difficili da debuggare. Poi non lo so, in realtà non so spiegare approfonditamente il perché, però mi sono trovato bene sulla parte dei bug. I browser non scazzavano come lo fanno normalmente con React. No, con le source map attive vedi proprio il file.svelte e funziona i breakpoint, cosa che non è scontato. Riguardo allo stile, li hai sempre messi, diciamo, nel singolo componente perché avevi un singolo componente. Se avessi avuto di diversi componenti e volessi riutilizzare porzioni di stile, hai fatto un esperimento di questo tipo? Era fattibile, comodo, oppure ti sei trovato bene con questo approccio single componente, singolo stile e tutto il resto è stato da un'altra parte? Come approccio a Svelte questo problema, diciamo, del riutilizzo? Ottima domanda, ma non devo ripetere che c'era già il microfono. Quindi nel riuso dello stile di default
se uno non vuole aggiungere astrazioni, quello che definisce il componente, quello usi. Non mi pare ci sia modo di importarti stile da fuori. Una cosa che puoi fare è dire che lo stile è globale, quindi magari importarti dello stile globale e poi utilizzarlo nel componente. Comunque, supportando SAS, molti lo usano con Tailwind, quindi si generano le classi con Tailwind e riusano quella parte là. Quindi se poi vuoi creare proprio una libreria di stili e riusarla, o vai di globale oppure te la importi con un preprocessore o simile. Sempre parlando di stili, quando c'hai quella classe condizionale che praticamente aggiungevi o toglievi la classe in base se l'elemento era selezionato, ok. Questo gioco può essere fatto anche con più classi oppure soltanto una per volta? Perché sembrava che accendevi e spegnevi tutto quanto il class name, tutto quanto la classe, tutto... Allora, io in realtà ho aggiunto una classe di default che era cell, tipo, e poi con la direttiva ho spento e acceso interactive. Cioè, quindi sì, puoi aggiungere più di una classe. Non so se con un unico booleano puoi attivare o spegnere più di una classe. Penso di no. Penso che devi fare... Però... Esatto. Quindi sì, puoi giocartela come vuoi, l'unica cosa è che una alla volta. Prendo io con qualche domanda da casa. E... Innanzitutto, complimenti per il talk. E il secondo complimento da parte mia per non aver fatto battuta sul fatto che il lato performance sia molto svelto. E, Simone C. ti chiede... Dai, ce la fanno? Il watch delle variabili mi ha fatto pensare, un po' come tanti di noi, ad Angular 1 e a tutta la pesantezza sul tema del binding. Negli esperimenti che hai fatto, hai riscontrato problemi al crescere la quantità di dati? E te lo ripasso. Come ho detto prima, in realtà Svelte utilizza le stesse pratiche di React nella gestione dello stato, che per quanto siano poco intuitive, quindi il fatto che fa batching dello stato, lato performance aiutano molto. Se invece si riferisce alla parte di direttiva di bind, quella comunque rispetto ad Angular, in realtà non mi ricordo bene, però se non mi sbaglio Angular andava brutalmente di aggiornare l'HTML, non penso che facesse logiche come il diff o robe simili. Da un lato codice per sviluppatore di bind, variabile, poi si pensava lui. Esatto, quella non penso che in realtà manco con Angular era troppo lenta. Cioè dipende come ti gestisci. Il ciclo del watch delle variabili. Il discorso è che su Angular c'è il watch continuo delle variabili dello scope, mentre vale capire qui le parti reattive hanno il subscribe. Esatto, sì, in realtà ok, ho capito meglio la cosa. Grazie. No, qua praticamente quando ci sono modifiche allo stato, quindi se aggiorno lo score, il compilatore mi wrappa l'aggiornamento dello score con quello con quella funzione invalidate che praticamente dice al framework di mettere in coda un render appena sarà possibile. Cioè, quindi non c'è un watch delle variabili, ma c'è un'invalidazione dello stato che poi causa un render. È un'alternativa React Native. So che c'è uno Svelte Native, non so quanto è usabile. In realtà ho solo visto la home page, quindi non inventerei. Quindi... E sempre da Alessandro, quanto pensi sia semplice complicato sviluppare un'applicazione grande con Svelte? È una cosa che voglio provare. In uno dei che voglio provare, quindi significa che lo dovrò fare comunque la notte e il tempo. Quindi quanto il framework può scalare rispetto alla grandezza del progetto, quindi quanto può essere teoricamente dovrebbe scalare bene,
però io ci ho solo fatto sto giochino, quindi non ve lo so dire. Sicuramente voglio provare nelle mie notti a provare a fare un progetto un po' più grande, e quindi vedremo come andrà poi questo progetto un po' più grande. Comunque in giro ci sono dei progetti open source realizzati interamente con Svelte. Io mi sono andato a vedere pure un po' quelli, e in realtà non mi sembra, cioè la questione di avere la semplicità prima di tutto è positivo sulla scalabilità, perché comunque non sembra che si introducano costrutti strani per diciamo far crescere le cose, però comunque, cioè, ripeto, non l'ho fatto, quindi sto inventando. Da 1 a 100 l'emozione che hai provato per tornare a scrivere il dollaro? Basta. È stato bellissimo, appena ho scritto dollaro quella cosa, ho detto cavolo, è come ritornare a PHP, un'emozione unica. Però nonostante la bruttezza, perché comunque non è bello, però una volta superato quello scalino, cioè, sono piccole cose che sono geniali in realtà. Perché ho un problema di boilerplate con Svelte e lo risolvono col compilatore. È figa come cosa. Esatto, sì, perché in realtà la differenza tra React e Svelte sta proprio su questo tipo di filosofia. React ti fa scrivere JavaScript, anche se c'è JSX, però è comunque praticamente JavaScript. Svelte è un linguaggio che non è JavaScript. Quindi loro possono permettersi di fare sciccherie o figate, diciamo, liberamente. Quindi se gli serve una cosa la fanno. E introducono nel linguaggio, è fatto. Due cose al volo. Uno, non era tanto il dollaro a inizio variabile, che più o meno ci siamo abituati, era la label dollaro due punti, che ho messo il link sui commenti del video per chi sta seguendo da casa, che è effettivamente, cioè, la label col go-to dei vecchi linguaggi, anche in JavaScript, ed è attualmente compilabile, quindi quella è stata la chicca. La domanda seria invece... Vai! Perché poi in realtà la cosa bella è che mentre scrivevo questa cosa aiutavo pure, diciamo, qualche ragazzo, no, a spiegare come funziona React, pure a mio fratello che mo si sta inserendo nel mondo dello sviluppo a spiegargli React. E comunque, nonostante, diciamo, ci sono queste cose strane, spiegare Svelte è facilissimo, React per niente. No, devi conoscere bene lo scope delle variabili per poter usare Hook, però per uno junior non è facile. Invece qua non devi conoscere troppo del linguaggio. Dovresti saper scrivere JavaScript. No, non lo metto in dubbio, ma la domanda seria che volevo fare è quanto poi questa cosa, cioè quella del compilatore, è molto interessante, che si porta a tirare fuori, oltre il linguaggio JavaScript, sintassi e metodologie che non sono applicabili nel linguaggio normale. Il mio dubbio adesso è quanto questo in un futuro diventi un altro linguaggio, faccio un esempio azzardato, un CoffeeScript con le sue sintassi, le sue cose, che renda sì la curva d'apprendimento su quello di un certo tipo, ma uno sviluppatore JavaScript che ad oggi si muove più o meno facilmente a livello di sintassi tra un React e un Angular, a livello di sintassi parlo, domani diventi un'altra cosa, un Dart, un altro linguaggio per scrivere front-end. Questa è un po' la perplessità sul un altro compilatore che compila in JavaScript. Questo è un po'... Yeah. Sì, comunque in realtà la verità è che feature di linguaggio, comunque quello che scrivi è JavaScript, cioè nella parte script è JavaScript, che se lo prendi e lo metti nella console funziona. Quindi non è sintassi completamente nuova. Hanno sfruttato in realtà le sintassi del linguaggio per implementare delle funzionalità. Quindi l'assegnazione diventa aggiornamento dello stato. La label dollaro diventa, ok, questa parte devi rieseguirla quando le variabili cambiano. Sì, è un rischio, è lo stesso rischio che ti assumi quando inizi a usare Vue, perché Vue in realtà è un po' più pesante forse anche a livello di linguaggio, perché anche lì comunque c'è il templating.
È un framework relativamente nuovo, è in giro da 4 anni, React da 8, penso pure Vue. Però comunque sì, lo userei in produzione su immobiliare oggi? Sicuramente no. Anche perché sì, c'è il rischio che che inizio a usare un framework che solo io uso, e quindi quando diciamo devo rivendere le mie conoscenze, oppure diciamo i soliti problemi di quando ti affacci una cosa che è relativamente nuova, quindi condivido. Allora, io ho due domande. La prima è: quanto è grosso il bundle che hai prodotto? Ok. 50k, ok. Ok. E poi volevo sapere se se ti sei trovato a dover rifrattorizzare. Sì, 50k, l'ho detto. 50k minimizzati e ganzippati. Dicevo, ti sei trovato a dover rifattorizzare per tirare fuori un componente? E se sì, com'è stata la cosa? Cioè, sei dovuto partire già con tutte le idee dei componenti in testa? Oppure il rifattorizzare è stato facile? Mi basta filtrare per fetch, questo non lo sapevo. Sì, 34k gzippati. Penso sì, 34k. Quindi non la raggiungi la dimensione di React. Allora, la domanda era, ripeti? Ah, vabbè, in realtà ho fatto un solo componente, quindi non so rispondere qua. Un'altra cosa particolare è come si creano le props, perché uno si chiede, vabbè, ma se io ho scritto un file è solo JavaScript, come faccio a gestire le props usando solo JavaScript? Devi fare export let dello stato, e quello diventa props. E l'assegnazione è il valore di default. Oltre a questo, non ho provato la riusabilità. Il mio dubbio era sui custom hook, cioè sulla comparazione tra questo e custom hook, perché sicuramente no, se è figo il compilatore, però se io devo scrivere tutto in un componente svelte, ritorniamo al problema di React, che se devo farmi, ne so, qualche astrazione, poi mi devo fare gli alberi di componenti, e invece no, con gli store si dovrebbe riuscire a fare tutto in un modo un po' più complicato di quello che fai nei componenti, però dovresti riuscire a fare tutto. Quindi sì, devo ancora provare sta cosa, non lo so. Magari poi in chat vi condivido qualche progetto scritto in svelte, così possiamo dare un'occhiata a quello. No, ti volevo chiedere qual è la community che c'è intorno a questo progetto, cioè quanti contributor ad oggi ci sono su GitHub, quante release stanno facendo, insomma, volevo sapere questo, perché ad esempio vedi un progetto come Aurelia.js partito benissimo, abbandonato poi nel tempo, quindi volevo sapere. Da notare che l'economia intorno al progetto di Trendy Trash è allora Svelte, cioè la community che è intorno a Svelte, come conferenze, chat, diciamo podcast, è raggruppata per la maggior parte dietro a questo gruppo che è chiamato Svelte Society. Ed è c'è abbastanza movimento. Qui ci sono, i componenti riusabili, cioè quindi la libreria di componenti che si possono riusare, i vari tool, quello che vedete sopra. Mentre sulla parte di manutenzione del framework, lo sviluppatore principale da poco è stato assunto da Vercel, che sarebbe la stessa società che porta avanti Next.js, e quindi comunque lo sviluppo è sovvenzionato da una società adesso. E la community è molto vibrante, c'è molta gente che contribuisce al framework, quindi su questo punto di vista mi sentirei abbastanza sicuro. Perché
La cosa positiva di questo framework è che la community è molto positiva rispetto a questa novità. Quindi è stato accolto molto bene da molti. Quindi c'è molto fermento adesso. In questo momento sicuramente... Pienone di domande. Tipizzazione. Ho visto, diciamo, il bind nativo dei tipi nativi. Mi chiedevo se c'è la possibilità di tipare anche oggetti tuoi o di altri componenti da passare, e se era possibile o no. E ti aggiungo, visto che il compilatore è diverso e tutto quanto, TypeScript si può aggiungere? Sì, in realtà il framework SvelteKit, quando fai il setup, ti chiede, vuoi TypeScript? Sì, no? Quindi il linguaggio ha pieno supporto su TypeScript, funziona anche abbastanza bene, quindi su quello pure anche su quello abbastanza tranquillo. Non l'ho fatto vedere perché se mettevo anche TypeScript comunque aggiungeva un po' di complessità a un framework comunque nuovo, quindi io in questo caso ho preferito non mettercelo, però sì, no, funziona, dovrebbe andare bene. Poi lo scopriremo quando... Grazie mille per tutte queste domande, è stato molto bello. Ho fatto capire che condividete pure un po' l'entusiasmo che ho io rispetto a queste novità, è molto bello. Come ha detto comunque Matteo, in realtà io pure questa esperienza che ho condiviso, io non sono un esperto di Svelte, l'ho visto 2 settimane fa, quindi non sentitevi la necessità di essere esperti per portare un talk qua a Roma Jazz. Lo spirito è condivisione, quindi trovo qualcosa di bello, ho fatto qualcosa di bello, lo condivido con gli altri e vedo cosa ne pensano. Quindi se sentite anche voi di voler condividere qualcosa di figo che avete fatto, venite qua, saremo più che felici di accogliervi. Grazie Guido, complimenti, ottime parole, spendo giusto 2 perché ci teniamo spesso a cercare di invogliare un po' la community a partecipare a queste cose, perché per esperienza di chi l'ha fatto e il percorso di fare lo speaker, per portare una presentazione in primo luogo è un atto di formazione verso se stessi, perché bene o male preparare una presentazione vuol dire andare a capire bene cosa si sta presentando, l'ansia delle domande, e mi potrebbero chiedere questo ma so quest'altro, allora comunque si tende ad approfondire più di quanto magari lavorativamente è capitato, e quindi alla fine fare un talk, un seminario di questo tipo ti dà anche alla fine la soddisfazione di dire ok, l'ho capito più di quanto l'avevo capito quando ho deciso di fare questo seminario, ed è sicuramente un'esperienza che accresce il nostro bagaglio. Quindi rinnovo l'invito per chi volesse partecipare, per chi volesse iniziare a fare questo percorso da speaker, volesse provare sia a trovare gli argomenti sia a preparare le slide, siamo a disposizione. E mi piace, prendo ogni tanto proprio di riferimento Guido, che qualche anno fa ha cominciato a fare i primi seminari, i primi interventi, i primi talk anche qui a Roma GS, si è buttato anche in un live coding un po' di tempo fa, e con un po' l'esperienza maturata, che esatto, adesso non fa più live coding, però mi ricordo con molto piacere l'essere arrivato a fare comunque il seminario, il talk al JS Day, la conferenza più, una delle conferenze più grandi in Europa di JavaScript, organizzata a Verona in inglese, e quindi lui è uno delle persone che prendo riferimento per dire proprio è l'inizio di un percorso che, se uno vuole, può portare poi tra contatti, conoscenze e esperienza anche in ambito internazionale, quindi buttatevi, noi siamo qui a darvi una mano. E a posto, quindi abbiamo esaurito le domande, sia dai video che dalla chat, ancora i complimenti, e nulla, ci salutiamo, ci rivediamo il prossimo terzo mercoledì del mese, che sarà quello di dicembre, per i saluti di Natale e il nostro meetup, per chi riuscisse a partecipare fisicamente è tutta un'altra cosa,
e abbiamo anche gli stickers, quindi non so, ovviamente è l'incentivo per le magliette che ci stiamo attrezzando, speriamo l'anno prossimo, ma intanto gli stickers ve li portate a casa. E niente, grazie a tutti per aver partecipato, ci vediamo alla prossima. Per chi sta qui, ci organizziamo la cena e sarebbe un piacere vedervi tutti quanti. Grazie e buona serata.